Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati a parlare di questo libro di Jerry ed Esther Hicks, La legge dell'attrazione, imparare ad attingere al potere dell'universo. Ma spiegheremo nello specifico una tecnica che viene citata in questo libro. Mi è stato anche richiesto tra l'altro il video. La tecnica è quella del laboratorio creativo. Tecnica è in realtà un parolone perché è molto semplice e ve la spiego tra un minuto. Vi ricordo che ho una playlist su questo libro, trovate un altro paio di video al riguardo, se vi va recuperateli. Nell'info box trovate inoltre i riferimenti di tutti i miei social, l'email a cui richiedere gli audio personalizzati, il mio sito, il mio libro, eccetera. Allora, che cos'è questa tecnica del laboratorio creativo? È una tecnica che unisce, diciamo, la visualizzazione con l'attenzione selettiva, mettiamola così. È una tecnica a cui dedicarsi, dice il libro, una quindicina di minuti al giorno e non è necessario entrare in uno stato meditativo. Quindi non è necessario, come dicono molti, per manifestare, stare lì, fare prima tot minuti di respirazione profonda. Rilassarsi a tal punto da entrare in stato meditativo? No, in realtà è una tecnica che può essere fatta in qualsiasi momento della giornata. L'unica condizione che ci pone il libro, o meglio gli autori, è quella di essere felici, dice il libro, ma poi chiarisce: felice non significa in uno stato di eccitazione, di gioia e di balletto della felicità, ma significa in uno stato di serenità, tranquillità, di ottimismo, mettiamola così. E ora vi leggo testualmente qualche pezzo di questo paragrafo in modo da capire meglio di cosa si tratta. Quello che dovrete fare in questo laboratorio è assimilare le informazioni che avete raccolto dalla vostra esperienza di vita quotidiana, interagendo con gli altri e muovendovi nel vostro ambiente fisico. Il vostro compito qui è assemblare le informazioni ottenute in una specie di immagine di voi che vi soddisfi e che sia di vostro gradimento. Allora, spiegano gli autori che è necessario, durante il corso della giornata, focalizzarsi su tutti quegli eventi o persone che hanno un qualcosa di positivo, che ci danno una sensazione di felicità e perché no, tutte quelle persone o situazioni che ci ispirano. Quindi vediamo la donna ricca camminare per strada, vediamo l'uomo di successo in TV che parla del suo nuovo business, vediamo la famiglia felice al mare che chiacchiera allegramente. Tutte queste immagini di vita quotidiana che ci hanno particolarmente colpito, noi le dobbiamo fotografare mentalmente perché poi ci serviranno dopo, da utilizzare in questo laboratorio creativo, che è essenzialmente un momento nel quale noi ci dedichiamo alla visualizzazione in prima persona. Quindi abbiamo un momento libero della giornata in cui non siamo disturbati, non c'è casino, non ci sono persone, che ci devono chiedere cose. Ci chiudiamo ad esempio in camera nostra, siamo qui sulla nostra poltroncina e decidiamo di chiudere gli occhi e di visualizzare mentalmente queste scene che abbiamo in realtà già visto nella vita vera. Le andiamo a ripercorrere mentalmente e dopo aver fatto ciò ci caliamo nello scenario, quindi le riviviamo in prima persona. Questo ci aiuta, poi tra l'altro è una cosa che vi dicevo proprio nel video di ieri, ci aiuta anche ad abituare il cervello a quelle immagini e a quel tipo di situazioni. Per esempio, potreste vedere qualcuno dotato di un carattere allegro, raccogliete quell'informazione e più tardi portatela nel vostro laboratorio. Potreste vedere qualcuno alla guida di un'auto che vi piacerebbe conoscere, raccogliete l'informazione. Potreste vedere un impiego che vi piace, qualunque cosa vediate che vi piaccia, ricordatela. Potete anche prendere un appunto, quindi proprio segnarla nelle note del telefono. Quando andrete nel vostro laboratorio, comincerete ad assimilare le informazioni e, facendo così, preparerete un'immagine di voi stessi che inizierà ad attrarre nella vostra esperienza l'essenza delle cose che vi sono piaciute. Quindi questa tecnica consiste nella
visualizzazione di ciò che vorremmo attrarre. Ne abbiamo parlato tante volte, però mi fa piacere che anche in questo libro si venga citata proprio questa tipologia di tecnica. Inoltre, non so bene per quale motivo in realtà, il libro ci dà anche uno spunto sulle affermazioni che potremmo fare. Ve la leggo meglio perché non parla proprio di affermazioni, però a mio parere addirittura su queste affermazioni ci potrei fare una meditazione o un subliminale se vi interessa perché sono parecchie, ora ve ne leggerò qualcuna. Immaginiamo dunque che ora vi sentiate felici e siate seduti da qualche parte nel vostro laboratorio. Qui c'è un esempio del lavoro che potete fare nel vostro laboratorio creativo. Qua parla di lavoro, ma in realtà non sono vere e proprie affermazioni, ma a quanto ho capito più un dialogo interiore, un riflettere mentalmente, quindi affermando mentalmente. E le affermazioni, appunto, tra virgolette, che vengono citate sono: mi piace essere qui, riconosco l'importanza e il potere di questo momento. Mi sento molto bene quando sono qui, mi vedo avvolto in una sorta di involucro, un involucro di mia scelta che so di aver creato io. In questa immagine di me mi sento pieno di energia, non provo stanchezza e mi muovo attraverso l'esistenza senza incontrare alcuna resistenza. Eccetera, eccetera. E continua così per ben 3 pagine. Quindi questo, diciamo, è lo stato d'animo più che altro che noi dovremmo ricreare in questo laboratorio creativo, uno stato di tranquillità, di spensieratezza, di ottimismo, di attrazione naturale di ciò che vorremmo. Aspetta, aspetta, perché ho scoperto anche un altro modo per applicare il laboratorio creativo. Non se ne parla in questo libro, ma a quanto pare in altri degli stessi autori, ma invece di farvi acquistare altri libri, vi spiego in sintesi in cosa consiste. Anche perché il metodo di prima è adatto a chi è bravo con la visualizzazione, chi ha facilità nel fare la visualizzazione, questo qui invece è per tutti quelli che non riescono. Ed è un metodo che utilizza lo scripting. Consiste nel prendere 4 fogli, ognuno dei quali viene dedicato a un argomento: lavoro, relazioni, casa e corpo. Su questi fogli si scrivono le intenzioni che noi abbiamo riguardo a quegli argomenti, tipo il corpo, io voglio dimagrire, oppure io voglio ingrassare, io voglio perdere una taglia, io voglio prendere una taglia, io voglio un seno più grande, io voglio bla bla, io voglio mangiare sano, bla bla bla. E poi si vanno a motivare queste intenzioni. Io voglio perdere una taglia perché così mi vedo più bella allo specchio, perché così trovo più facilmente vestiti nei negozi, perché così ricevo più complimenti, bla bla bla. E questo serve a focalizzare la mente non tanto su, come dire, lo sforzo dell'ottenere quella cosa, ma sul risultato finale. Sull'obiettivo, cioè il tuo obiettivo non è tanto, dico, sempre per quanto riguarda il perdere peso, ad esempio, non è tanto il perdere chili, ma il vederti più bella, il sentirti meglio, migliorare la tua salute, esempio, così come anche prendere peso, ho detto una cosa a caso. E quindi mi piace anche questa maniera di utilizzare questa tecnica, e in questo modo abbiamo riassunto un po' come svolgere questo esercizio nelle 2 modalità. Detto ciò, vi lascio alla conclusione del video. Quindi fatemi sapere se conoscevate questo libro, se conoscevate questo metodo, in realtà molto semplice, se proverete ad applicarlo, che è un po' anche come fare una vision board mentale, se ci pensate, vabbè. E nulla, fatemi sapere se vi interessa approfondire con altri video questo libro. Io vi mando un bacio e ci vediamo con un prossimo video.